Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Se mi seguite su Instagram vi ho raccontato, o comunque adesso ve lo racconto, mi è capitato che avevo le unghie ricostruite e l'indice e il mignolo a causa di una forte botta si sono rotte proprio sul punto di stress, lasciandomi scoperto il polpastrello. Oramai è passata quasi una settimana da quando è successo e vedete che non c'è né più la crosta né niente, la pelle è guarita. Ho perso un po' di sangue, mi faceva male, però adesso stanno meglio. L'unico problema che c'era è che comunque rimaneva il polpastrello troppo scoperto e mi dava un po' fastidio nella vita di tutti i giorni. Quindi ho deciso di fare una ricostruzione, ma proprio piccola piccola, giusto da coprire quella parte che rimane scoperta. Un po' come si farebbe su un'unghia onicofagica. Quindi sceglierò di utilizzare il gel. Innanzitutto ho già preparato la mia unghia, ho delicatamente opacizzato la lamina e applicato i preparatori. Ora sto stendendo la base, dopodiché mando in lampada. Ho deciso di utilizzare il gel Milky Rose di Karma Nail. In un video, non mi ricordo quale adesso, comunque vi chiedevo se voi per caso lo avesse già usato. Quello dicono che sia proprio indicato per le unghie problematiche. Vediamo se la tenuta va bene sulle mie unghie che appunto sono problematiche. Prima avevo già misurato le cartine, lo faccio sempre prima di applicare tutti i preparatori, perché se per caso tocco la lamina ungueale non mi preoccupo di aver già applicato i preparatori. Quindi la stringo bene, lavoro su due dita in contemporanea, non faccio i tagli laterali perché è davvero una cosa minima questo allungamento. Stendo prima uno strato di scivolamento perché questo gel, come vedete dal barattolo, è davvero molto molto rigido. E prelevo un po' di prodotto e inizio a fare l'allungamento sull'indice. Lo faccio, ma neanche al primo quadratino, cioè una cosa minima veramente. E ripeto la stessa cosa sul mignolo. Devo dire che questo gel me lo ricordavo diverso, me lo ricordavo più ingestibile. Si vede che comunque ci ho preso un po' la mano e devo dire che mi è piaciuto molto da lavorare. Inoltre lo avevo usato a volte per fare degli allungamenti e poi comunque la struttura con questo e mi si sollevavano le unghie, insomma, perché era troppo rigido. Quindi non lo so, vedremo come si comporterà su queste unghie, penso di tenerle per un po' di tempo e mi dispiace perché vedete anche la mano destra ce l'ho corta, non mi piaceva avere, che ne so, 8 dita ricostruite e 2 no, quindi le lascio tutte corte, dai, va bene così. Ho anche un po' paura, devo dire, spero che non mi ricapiti mai più una cosa simile. Però voglio dire, chi vive con le unghie lunghe si prende questa responsabilità anche. Intanto che vi mostro la lavorazione, ah sì, ok, ho fatto l'allungamento, poi sono andata in lampada e adesso prendo un po' più di prodotto qua, poi lo leverò perché ce n'era fin troppo e continuo a lavorarlo facendo la bombatura, la struttura. E questi gel è importantissimo lavorarli sfiorandoli un po', tutti i gel, ma questo in particolare se non lascia i solchi. E se vi interessasse, ho scritto un articolo sul mio blog dove spiego dettagliatamente come comportarsi quando appunto ci si rompe un'unghia, che cosa fare, cosa non fare e come risolvere, come in questo caso io sto ricostruendo per coprire il polpastrello, come risolvere questa cosa. E qua vedete sto staccando le cartine, ora sgrasso e do una limata. Faccio tutto con la lima a mano perché comunque c'era pochissimo prodotto, era un allungamento molto molto corto e poi non volevo che usando la fresa magari ci fossero troppe vibrazioni e cose così, quindi preferivo stressare l'unghia il meno possibile. Ovviamente se vi interessasse, cioè, voi potreste anche mettere un colore su queste unghie, io le ho lasciate così senza neanche lucidarle in modo che sembrino unghie naturali. Vedete comunque le mie che hanno un letto abbastanza lungo, queste qua si vedeva proprio che erano corte, ma io ho fatto questo più che altro perché il polpastrello mi rimaneva scoperto e mi faceva un po' male. Comunque dopo di ciò, dato che non lucido,
passo bene il buffer in modo da levare tutti i segni della limatura, quindi completo il tutto con un po' di olio cuticole. Quindi spero che questo video, anche se breve, vi sia stato utile e vi lascio qua sotto il link dell'articolo blog. Ecco il risultato finale, sembrano unghie naturali. Comunque, grazie per aver visto questo video e alla prossima!